Quali sono le principali novità che derivano dal congresso americano, il congresso dell'ASCO di oncologia, e che sono state presentate anche in parte qui a Firenze in occasione della 26ª edizione del congresso nazionale della SIURO, la società italiana di urologia oncologica? Abbiamo affrontato le novità dal punto di vista del tumore della vescica, del carcinoma renale, con il dottor Sergio Bracarda, dell'oncologia medica ospedale San Donato e della URSS Toscana Sud-Est di Arezzo. Per quanto riguarda il carcinoma della prostata, sono stati dati dei nuovi risultati, dei dati positivi. Di che parliamo? Beh, ci sono delle conferme tantissime, da una parte su fattori potenzialmente predittivi, dall'altra parte su meccanismi alternativi. Sapete benissimo che nel caso del carcinoma prostatico avanzato, soprattutto, in particolare quello cosiddetto castration resistant, i farmaci ormonali la fanno la padrone fondamentalmente, perché l'androgenic receptor continua a funzionare indipendentemente da tutte le condizioni, e quindi farmaci ormonali, ma anche chemioterapia, anche da questo punto di vista abbiamo avuto delle conferme. Si stanno chiarendo un po' i ruoli predittivi di meccanismi di selezione basati appunto sulla tipologia di resistenza all'androgenic receptor, che potrebbero dare delle indicazioni sulla scelta dei farmaci più appropriati, ma è venuto fuori anche un dato importante su un inibitore di AKT-P10, che è un altro pato estremamente importante, quasi dominante nel carcinoma prostatico, in cui uno studio in cui si è visto che un farmaco che è in grado di agire su questo tipo di meccanismo d'azione insieme ad uno dei farmaci ormonali, in questo caso abiraterone, ha dato dei vantaggi al limite quasi della sopravvivenza, con una safety veramente buona. Questo è una popolazione anziana come quella affetta dal carcinoma prostatico, è particolarmente importante naturalmente, quindi con una capacità ulteriore di selezionare i trattamenti in futuro, cosa che dovrebbe venire a maturazione nell'arco dei prossimi 2 anni. Quindi da questi prossimi 2 anni ci aspettiamo, in molte di queste patologie genitorinali, di avere finalmente dei fattori in grado di farci capire ab inizio quale trattamento, quale strategia utilizzare, e questo dovremmo associarli alle scelte anche di non trattamento, a tutto un quadro che sta rapidamente evolvendo, quindi con una capacità di selezione delle scelte più appropriate, e queste devono venire da un ambito multidisciplinare. Questo soprattutto in ambito SIURO lo dobbiamo ribadire con forza, perché il team multidisciplinare dovrà evolvere a comprendere anche figure fino adesso non considerate, come biologi molecolari ed altre figure estremamente importanti, ma con una capacità veramente di comprensione e gestione della patologia, da una parte verso un'ottica di cura, dall'altra di cronicizzazione, che fino a poco tempo fa era assolutamente impensabile.